Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio sul server pubblico. Come al solito, in mia compagnia sul server pubblico c'è Agromoderni. Non siamo più nel salotto. Nel salotto mi pare che sul server pubblico non l'ho mai detto, forse nel primo episodio. episodio. Si è trovato tutte sulle sedie. Ah, sì, è vero, probabilmente. Niente salotto ragazzi, oggi Le si tue fa fantastiche battute edizione barbone sotto i ponti. sulle sedie. Comunque. Oggi abbiamo i suini qua sul server e ovviamente dobbiamo Premi invio. comprare tutto quello che ci serve. Allora, primis un bello skidster, giusto, agro, corregge. Gna, 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 con le ruotine e una bella palettina. Bella Ok. routine. Dopo non ci serve altro. Ah sì, lo spazzolone, il super net. Ah, si vede che sei bravo, hai preso la versione eco del JCB. Infatti comunque amanto net vuol dire pulito, in Vabbè, dialetto, quindi tipo vicinè. super net, capito? Super pulito. Comunque, detto questo, andiamo avanti e vabbè, dopo ovviamente i suini li trasportiamo col nostro camion che è bellissimo ed è là già pronto allo shop degli animali. Però dopo, per movimentare il solido, soprattutto perché abbiamo span di letame molto alti, prendo la Liber, anche se... Non ho mai capito, è libero o liber? Liber, è corretto. Comunque, Correct, correct, è yeah. corretto alla Joe Bastianich di MasterChef. Esatto. Ecco, e poi prendiamo la pala Maxi, però prendo quella modificata da 20.000 No. litri. Sì. No, Maxi. secondo me non la porta. Prendo quella da 6.000 litri. Sì, assolutamente, non la porta la Liber. Allora, Agro si dovrà occupare di tutto quello che è l'organizzazione della nostra porcilaia, quindi granaglie, heart fruit, e non devi girare con lo skid steer. Hai visto come sono pronto a occuparmi di tutte queste cose Sì, si organizzatissime? vede proprio dai movimenti con cui ti atteggi quanto sei Wow, non pronto. si ferma più, ok. Allora, quindi tu porti a casa tutto e cominci a organizzare la nostra fantastica porcilaia. Io vado sul mio fantastico mezzo. Comunque, Ma vi perché non parlo. tutto? Perché solo metà? No, dicevo è mezzo. Oddio. Comunque, Na na ragazzi, na 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 abbiamo na na na. questo Scania che è nuovo e dopo abbiamo comprato Class Action 900, il 9RX, una trebbia da Massey Ferguson, una trebbia della Fender e qualche altro mezzo, tanto per aggiornarvi sui mezzi dell'azienda innovativa. Allora, devo comprare suino e devo comprare 42 suino. Compra 43 su in qua. Ok? No, non posso comprarne di più. Ma vabbè, per la grigliata di Ferragosto serve una persona in più, c'è una persona in più. Fai un altro giro solo per Giovanni? Come per Giovanni? È Giovanni che si è aggiunto alla grigliata. Ah, davvero? Ah, Sì, cavolo. Ma io avevo organizzato solo per 40... Io avevo avvisato il macellaio Ma io avevo e... organizzato solo per 42 persone. No, ragazzi, ve l'ho detto che noi a fare le scenette siamo proprio delle pippe. Basta. Beh, il problema è che a loro piacciono molto le scenette, perché altri youtuber colleghi le fanno costantemente e piacciono anche parecchio, quindi... Però ragazzi, non sono proprio nelle nostre corde. Non ci abbiamo mai provato a farle, però, come No, io ci attori... ho appena provato ed è stato un suicidio. Vabbè, però perché non ci eravamo organizzati, non penso che i nostri colleghi comincino a improvvisare e Ma dopo hanno... sì, tipo fare gli attori in teatro, sai? Oh Sì, come signora, no. benvenuta nel mio No, caffè, ma questa è una stanza da letto. No, sì. no, è un caffè, come lo vuole il suo pasticcino? Ah, lo voglio al gasolio, al gasolio. Cosa del genere. Comunque, Agro, se puoi farmi il piacere... Scusa, Se puoi ho far... capito solo adesso fin dove sono arrivato. Se puoi farmi il Ok. piacere di salutare tutti quelli che sono dentro. Ciao. No, ma... Scusa. Dai, salutali uno Allora, per uno, poveretti. uno per uno addirittura. Allora, salutiamo Agraria and Ignoranza. Poi Giuliano, Italian Admin. Dai, va veloce, per favore. Samumatsu Tiff, che non so se è quel Va. famoso Tiff. Sì, è quel famoso tiff. Wow, è un tipo nostalgico. Sì, Ah, lo vai, devo dai, più aumentare anch'io. veloce. Luca02 Plus o Pluff, dipende come lo leggete, se avete il filtro con o senza l'antipluff. E Cristian, Nicola,
il Supremo 2003, EMA, Furlan, quindi Furlan cos'è già, è tipo Friuli Venezia Giulia? No, perché anche lì ragazzi, su sto server ci mettiamo qua, io mi sono messo Italian e loro per copiare la moda hanno cominciato Padoan, Venezian, Furlan. Saluto ancora l'ultimo che è Simone Orlandin, che secondo me è un ode ai landinisti. Allora, com'è che carico io i passion fruit qua? Come i passion fruit? Ma prendici un carro. Uso il carro. Beh, giusto, mi sembra giusto. Ma poi soprattutto hai una palla gommata che ti attende allo shop. Dai, su. Esatto. Ciao, bentornati. No, comunque ragazzi, scusate il piccolo taglio, comunque ho già fatto un altro giro, ma c'è stata un'interruzione di aspirapolvere, quindi era meglio non farla sentire, Adesso lo faccio io. No. Agro comunque è riuscito in circa 5 minuti ad arrivare su con la Liber. Spiega il perché. Perché la Leiber fa purtroppo solo 9 km orari in salita. E, wow. E siamo rimasti molto sorpresi. Ma tu c'hai qualche carro libero? Sì, ce ne tipo? Sono lì dietro. C'è anche il Bergman libero. Il Bergman, ok, ho capito. Ecco, e utilizza quello ovviamente per alimentarli. Allora io ragazzi direi di comprare suini fino a sfinimento, cioè... Esatto, finché ci stanno le mortadelle in magazzino. Allora, comunque vi dite sempre tutti, i suini sono difficilissimi da gestire, sono difficilissimi. Perché non riesco a trovare? Sono difficilissimi, non ce la farete, ma tanto ragazzi siamo sul server, maciniamo ore su ore. E a proposito di questo, un ragazzo... È giunto il momento triste. No, un ragazzo ci ha commentato che la serie durerà poco perché voi fate dei salti da gigante da episodio a episodio. Per precisare, questa serie non aveva sicuramente il primo obiettivo di fare 100.000 episodi, sicuramente non andrà a stagioni, e quindi insomma anche se avessimo fatto solo 2 episodi non c'era nessun problema, non ci sarebbe stato nessun problema. E ecco, io mi sono incastrato col man intanto. E che dire, quindi ragazzi, non preoccupatevi che noi facciamo questi episodi solo per aggiornarvi sulle cose più grosse, non per avere una serie che va piano piano, passo passo. Se volete vedere una cosa del genere dovete ovviamente vedere la nostra serie principale. E a proposito... Che si chiama Italian Farm? Trovate cercando sul canale Agromoderni. Si chiama Gaspe Giuliano. Ah. Comunque, a proposito appunto di Agromoderni che fa gli spammetti, cose che io non faccio mai da lui. Domani ragazzi esce il suo episodio sul suo canale in cui ne vedrete delle belle, vedremo una lavorazione che quasi nessuno fa mai nella propria azienda. Esatto, per la serie lavorazioni strane. Diciamo solo che sarà una coltivazione seminata fissa. Fissa. Può dire fisso. Va bene. Allora, e cos'è che hai detto prima? Che sto scaricando il mais. Giuliano. Col 9RX, ma tu lo fai apposta per... però? Se no non lo uso mai. Va che si incastra. A proposito, nuovo acquisto, 9RX. Non diciamolo, Comunque ti dicono che non hai abbastanza cavalli per tirare il carro, secondo me hai ragione. Sì. Ma l'ho così tanto... Con la Leiber in salita, allora. Così tanto ce n'è stato di mais. Ma non l'ho riempito tutto. Ma mi sa che ti conviene, sai. No, cioè nel senso ho riempito tutto, non ho scaricato tutto il carro. 22.700 ci sta per adesso, ma adesso che porti altri suini ci sarà da fare altri giri. Ma quanti suini siamo? Siamo su 126 suini. Allora, andiamo a prendere gli Hearthfruit. Sono sempre lì. Lo so, devo solo... Ok, è strano che un tubo dell'Iquame blocchi un 9RX. Comunque, ragazzi, a proposito di episodi su questo server. Gli episodi su questo server, questo sicuramente sarà l'ultimo su questa mappa. Quindi salutiamo tutti i mezzi, la mappa di Oz. Ciao. E ci vedremo con futuri video in appunto prossimamente, quando cambieremo tutte le mod sul server. E a proposito di questo, ragazzi, per chi non fosse mai venuto sul server, è una buona occasione per venire. Proprio nel momento in cui... per chiudere, voi entrate e noi chiudiamo. No, scherzo. No, nel momento in cui riapriremo il server con nuove mod, con una carriera nuova, vi consiglio, se foste lì indecisi, di appunto approdare sopra il server in modo tale da cominciare la vostra carriera insieme a noi in modo tranquillo, organizzato e produttivo. Professionale. Ecco.
Ecco, ovviamente penso che a breve, oppure non lo so, comunque sicuramente in questa settimana che uscirà il video ci sarà una live sul server, almeno sul mio canale, e tanto per insomma chiudere in bellezza. E nulla, niente, momento triste. No, scherzo. No, è sempre un momento triste quello di Ivor. Comunque. Chiusure. No, dicevo chiudere qua questa pseudo serie che non è una serie. Ma sì, appunto, è stata chiamata serie in modo sbagliato. Sono degli episodi per far vedere i progressi, fine. Non è una serie, non ha un ordine cronologico, soprattutto dagli eventi. Fin per carità, guadagniamo e compriamo, però sono degli acquisti talmente avanzati da un episodio all'altro che. Boh. Ma il 9620 è il massimo? Sì. Ah. È il massimo. Ah. Speravo qualcosa di più. Oddio, mamma mia, qualcosa in più voleva lui. Sì, volevo tipo un'alternativa al Big Bad. Ti sei mai chiesto perché Welker Farm hanno i Big Bad e non hanno un 9RX? No, penso che abbiano anche il 9RX. Wow. Sono americani. Hanno distese gigantesche, quindi devono per forza avere un 9RX. Certo, è un ragionamento che calza a pennello, cioè. Esatto. Io ragazzi, direi che facciamo un piccolo taglio e ci vediamo con la porcilaia bella piena e appunto facciamo i saluti finali, salutiamo un po' il server, che non lo vedrete addio, mai più. Addio. Ah no, aspetta, quello lo facciamo dopo. Sì, sì, e non fare neanche la versione memata. No. L'uscio aperto. Duscio aperto. Bene ragazzi, rieccoci. Ovviamente finale dell'episodio e finale di questo server. Allora, ci troviamo con la bellezza di 336 suini. Ovviamente dobbiamo mettergli acqua, paglia, mais, frumento, colza. C'è l'idropulitrice qua. E chi più ne ha più ne metta. Lo so, saranno difficili da gestire, ma tanto non è un problema, perché su questo server girano decine di persone, decine di entità diverse ogni giorno. Se volete un po' di dati, dato che diciamo l'ultimo episodio su questa mappa, il save game ha più di 500 ore di gioco, abbiamo milioni di capitale, i campi probabilmente nei prossimi giorni, perché penso che mettiamo insomma con questa partita la chiudiamo verso fine settimana. Campi a me, dopo dipende da se c'è tanta gente o se c'è poca gente. Comunque campi penso che prenderemo magari, non so, quelli molto grossi, 73, 67, 61. Ci sta. Anche se comunque i soldi per comprarceli tutti ce li avremo, però dopo se non li lavoriamo ha poco senso. Solo per orgoglio, come ha fatto Agromoderni in Pro Farming? Vabbè, dai, sturiamo tutto, dai, a sto punto. Sturiamo tutto. Comunque ragazzi, detto questo, grazie di averci seguito su questo server. Noi ci vediamo nella prossima partita del server con nuovi episodi prossimamente, mi raccomando, quindi seguiteci su tutti i nostri social per rimanere aggiornati sull'argomento. Detto questo, andate in descrizione per venire a giocare su questo server, per trovare tutti i dati e informazioni per giocare sul server. Quindi, tutti, trovate tutto, leggetelo. Ah, abbiamo cambiato IP, non l'abbiamo ancora detto. È lì apposta, ovviamente il server TeamSpeak è cambiato, l'abbiamo detto su Instagram, quindi ragazzi seguiteci su Instagram, che è molto importante perché vi teniamo aggiornati praticamente su tutto, sia io che Agro. Detto questo, andate domani a vedere l'episodio di Agro, vi faccio salutare dallo stesso Agro. Lo stesso Agro. Ciao. E un saluto anche da me, noi ci vediamo nel prossimo video. Me